Ricorderete senz'altro l'aggressione della grillina Castelli, ospite a Porta nel novembre 2018. L'allora sottosegretario al MEF del governo Lega Movimento 5 Stelle accusò l'ex ministro dell'economia dei governi Renzi e Gentiloni, Piercarlo Padoan, di dire il falso sugli effetti che l'aumento dello spread, schizzato in pochi mesi da 120 a 300 punti base, avrebbe avuto sul debito pubblico e sui mutui di famiglie e imprese. E davanti all'irruenza della ragioniera 5 Stelle, ragioniera diplomata al tecnico commerciale sommelier di Torino, con laurea triennale non so dove, il professore di economia, già, dobbiamo sottolineare, direttore del Fondo Monetario Internazionale e vice segretario generale dell'OCSE, scelse, come dire, la pedagogia. Disse: ora glielo spiego. Se aumenta lo spread, diminuisce il valore capitale degli attivi delle banche e le banche si devono rifare alzando i tassi. Tanto garbo valse praticamente nulla. Questo lo dice lei, tagliò corto la grillina, molto ferrata in male parole, un po' meno in economia, offrendo la rappresentazione plastica dell'uno vale uno. Beh, da allora diciamo un po' d'acqua è passata sotto i ponti, ma non abbastanza per scongiurare la follia dei tempi. E perciò vorrei consigliare vivamente la lettura di un libro, un saggio, del politologo di Harvard, che affronta senza indulgenza un fenomeno che chiamare planetario forse comincia a essere anche riduttivo, per cercare di limitarne i danni. Si tratta sicuramente di demagoghi. Ora, il punto di partenza è chiaro. Per la prima volta nella storia dell'umanità disponiamo di una massa sterminata di informazioni. Ce l'abbiamo praticamente a portata di mano, anzi, di click, di mouse. Eppure mai come oggi, come sottolineava bene anche Eco, prevale la disinformazione. La disinformazione dell'ignoranza ostentata, fondata quasi sempre sull'incompetenza diffusa, sul narcisismo egualitaristico, sulla rabbia e sul risentimento di chi non sa e ignora di non sapere, che saggio è colui che sa sapendo di non sapere. La prassi sarebbe questa, la teoria dell'uno vale uno diventa quindi prassi quotidiana, segnando il successo dei demagoghi populisti come Donald Trump, Boris Johnson and Company, e i danni incalcolabili per le loro vittime. In primo luogo la democrazia in America e i Brexiter nel Regno Unito, che ora va a rotoli, e via dicendo, naturalmente. Eppure, per quanto comune,
Il destino non è ineluttabile, avverte Tim Nichols, questo grande politologo, parlando soprattutto dell'America. In questo libro che si legge, direi, col cuore in mano, tanto dice di noi, anche se parla dell'America, e del disastro generale, mettendone a fuoco le cause prime e le responsabilità, naturalmente. Si parla qui, in un certo senso, di dominio. Innanzitutto, il dominio incontrastato della rete cambia assolutamente in peggio il nostro modo di ragionare e di pensare, perché, come dire, favorisce l'estrema semplificazione, l'illusione di conoscenza è in mano ai poveri di spirito, che tanti sono, provoca danni inenarrabili. Quindi solo chi ha un metodo di analisi e di ricerca è in grado di discernere il vero dal falso e non si lascia irretire dalla spazzatura, dalle fake news che circolano sul web, finendo magari per darsi una terapia fallimentare dopo essersi autodiagnosticati un tumore. Il fatto è che più si è ottusi, più si è l'impostura. Le alternative? Beh, l'attrice Gwyneth Paltrow, quello di Sliding Doors, insomma, quella lì, per capirci, per esempio, dalla sua rivista di lifestyle Goop, G-O-O-P, raccomanda, bagni al vapore per la vagina, per la salute dell'apparato genitale. Ci si siede su un mini trono, è una miscela di infrarossi e vapore di artemisia, purifica l'utero e il resto. È una liberazione che equilibra, a suo dire, i livelli di ormoni femminili. Dovete provarlo.
Per fortuna, dal web escono fuori anche le cosiddette raccomandazioni alternative, quelle che probabilmente non hanno l'affanno della lungimiranza tuttologa, come quella della ginecologa Jane Gunther, che avverte sempre sul web: non fatelo mai, dico mai. Se volete rilassarvi, fate un bel massaggio, un body scrub, un linfodrenante. Se volete rilassare invece la vagina, trombate e procuratevi un orgasmo. Tutte però trovarle.